Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderei tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 84 e 85, 5 e 9 settembre del 1901. Ritornando al mio diletto Gesù, io mi sentivo quasi un timore di non corrispondere alle grazie che il Signore mi fa. Avendomi lasciata impressa quella parola dettami innanzi, almeno sii grata. E lui, vedendomi con questo timore, mi ha detto: Figlia mia, coraggio, non temere, l'amore supplirà a tutto. E poi, avendo messo la volontà di veramente fare ciò che io voglio, ancorché qualche volta tu mancassi, io supplirò per te. Sappi però che il vero amore è ingegnoso e il vero ingegno giunge a tutto. Molto più quando nell'anima c'è un amore amante, un amore che si duole delle pene della persona amata come se fossero proprie, ed un amore che giunge a prendere, a soffrire sopra di sé ciò che dovrebbe soffrire la persona che si ama. Il che è l'amore più eroico che si rassomiglia più al mio amore, essendo molto difficile trovare chi ci metta la propria pelle. Onde se in tutta te non ci sarà altro che amore, se non mi compiacerai in un modo, lo farai in un altro. Anzi, se tu starai in possesso di questi tre amori, succederà di me come a quel tale che, essendo ingiuriato, offeso con ogni sorta d'oltraggi da tutti, fra tanti c'è uno che lo ama, lo compatisce e lo ripaga per tutti. Quello che fa, fissa l'occhio nella persona amata e trovando la sua ricompensa, dimentica tutti gli oltraggi e dà favori e grazie agli stessi oltraggiatori. Questa mattina l'adorabile mio Gesù non ci veniva, onde mentre la mia mente stava occupata nel considerare il mistero della coronazione di spine,
Mi sono ricordata che, stando occupata altre volte in questo mistero, il Signore si compiaceva di togliersi dalla sua testa la corona di spine e di conficcarla nella mia. Ed ho detto: Ah, Signore, non sono più degna di soffrire le tue spine. E lui, quando appena tutto all'improvviso, è venuto e mi ha detto: Figlia mia, quando tu soffri le mie stesse spine, tu mi sollevi, e soffrendole tu, io mi sento affatto libero da quelle pene. Quando ti umili e ti credi indegna di soffrirle, allora mi ripari i peccati di superbia che si commettono nel mondo. Ed io ho soggiunto: Ah, Signore, quante gocce di sangue e di lacrime versaste, quante spine soffriste, quante ferite sostenesse, ste, tanta gloria intendo darvi, per quanta gloria dovrebbero darvi tutte le creature se non ci fosse il peccato di superbia, tante grazie intendo chiedervi per tutte le creature per fare che questo peccato si distruggesse. Mentre ciò dicevo, ho visto che Gesù comprendeva in sé tutto il mondo, come una macchina contiene in sé gli oggetti, e tutte le creature si sono mosse in lui, e Gesù si muoveva verso di loro, e pareva che Gesù avesse la gloria della mia intenzione, e le creature fossero ritornate da lui per poter ricevere il bene da me impetrato per loro. Io sono rimasta stupefatta, e lui, vedendo il mio stupore, ha detto: Pare sorprendente tutto questo, non è vero? Eppure pare una cosa da nulla ciò che tu hai fatto, ma non è così. Quanto bene si potrebbe fare con il replicare questa intenzione, e non si fa. Detto ciò, è scomparso. Non ci sono parole per iniziare adeguatamente le meditazioni su questi brani, ecco, se non ripetere in maniera a volte un po' monotona le sensazioni di stupore e di immediato percezione della profondità e dell'importanza degli insegnamenti dati da Gesù. Oggi abbiamo il triplice amore e questa magnifica preghiera fatta da Luisa, unita a quella grandissima intenzione riparatrice, sgorgante appunto dal suo cuore amante, che sono altre due perle, insomma, preziose da custodire nel cuore e soprattutto possibilmente da vivere. Allora, il prologo del primo capitoletto ci ricorda anche una cosa da non trascurare, ecco, che le parole del Signore non andavano a vuoto. Gesù gli aveva detto, l'abbiamo sentito nella meditazione dei giorni scorsi, almeno si grata, no? Che si lamentava un pochino, raccomandandole la gratitudine per le grazie straordinarie e immense ricevute. Qui comprendiamo, insomma, che questo timore di non corrispondere alle grazie causate da questa parola è segno del fatto che questa parola Luisa non si era lasciata scivolare addosso, l'ha presa sul serio, e bisogna prenderle sul serio. Ecco perché l'ingratitudine sappiamo che è una delle cose che maggiormente ferisce il cuore di Gesù. Questo lo rivelò anche 2 secoli e mezzo prima a Santa Margherita, no? Maria la Coque con Rivelazioni del Sacro Cuore. Cosa orribile l'ingratitudine, una delle cose più brutte che possano esistere, e dobbiamo sempre pregare il Signore che ne tenga assolutamente lontano il nostro cuore, no? E ecco, e poi Gesù la consola con delle bellissime parole che dobbiamo meditare, no? Numero 1, l'amore supplisce a tutto. Ecco perché io ho sempre più chiaro questo punto fondamentale, ecco, della vita nella Divina Volontà. Si tratta di un investimento assoluto, ecco, sul patrimonio divino dell'amore. Amore accolto e amore ricevuto, no? Qui Gesù dice una cosa molto bella. Il vero amore è ingegnoso e il vero ingegno giunge a tutto. Allora qui è chiaro che ognuno di noi deve entrare dentro il proprio cuore e chiedersi come ha amato Gesù, cosa gli ha detto, quali pazzie ha fatto per lui o per la Madonna, quali deliri di amore ha espresso, quali languori, quali desideri, quali affetti. Questo in verità era già insegnato dalla spiritualità, dall'ascetica classica,
Tutti gli autori sono concordi su questo, assolutamente nessuno escluso, Sant'Ignazio di Loyola, San Francesco di Sala, Sant'Alfonso Maria di Liguori, i grandi maestri di vita interiore, che il fine dell'orazione mentale o la meditazione non è stancare il cervello, ecco, certamente tirando fuori tante belle considerazioni, scoprendo tante verità, eccetera, eccetera. Questo è importantissimo, certamente, no? Ma questa è la prima parte della meditazione, ma la meditazione culmina in quelle che chiamano gli affetti, il dialogo, il colloquio, no? Il fine dell'orazione è sempre teso verso l'amore. Amore, come dire, vissuto, celebrato, certamente questo è un amore mistico, no? Però è amore vero. Quindi le modulazioni che noi conosciamo dagli amori umani, specialmente da quel fenomeno, ecco, che vissuto in modo umano è limitato, no? Però è significativo che quello dell'innamoramento e di tutto ciò che questo scombussola comporta nella vita della persona. Questo, cioè, noi siamo stati creati per vivere questo, e questo vivono i beati nel paradiso con Dio, quindi ecco, se questo non c'è, c'è poco, non c'è mai stato. Dobbiamo bussare alla porta del cuore di Gesù, dobbiamo chiedere, forse a volte dobbiamo anche semplicemente, ecco perché le conoscenze nel regno del Divino Volere sono così importanti, no? Forse noi non ci crediamo proprio bene, insomma, che questa è la modulazione di Gesù, no? Non ci siamo messi in condizione di farci bruciare, diceva Santa Teresina di Gesù bambino dal fuoco nell'amore, perché se ti sei bruciato, se hai preso fuoco, cioè tu metti il ferro a contatto col fuoco, il ferro si arroventa, non c'è possibilità che non si arroventi, non si arroventa se non sta a contatto col fuoco. Ora, noi sappiamo, no? Ci sono tanti modi di stare in contatto con Gesù, i sacramenti, l'Eucaristia, soprattutto la preghiera, eccetera, no? Però bisogna vedere come sono le nostre disposizioni interiori. Cosa che la Chiesa ha sempre insegnato, no? Perché se le nostre disposizioni interiori non sono bene, i contatti con Gesù non producono gli effetti che produrrebbero. Cioè, se tu al posto del ferro ci metti, non lo so, una sostanza ignifuga, adesso non mi viene in mente quale potrebbe essere, perché non sono un esperto in queste cose, però sicuramente una sostanza ignifuga non si arroventa a contatto col fuoco. Il ferro sì. Ecco, quindi. Questa immagine significa che mi sto modulando su queste frequenze, perché queste sono le frequenze. Gesù dice: se c'è questo, non ti preoccupare, questo supplisce a tutto. Questo unito, e lui se l'aveva, alla volontà di veramente fare ciò che io voglio, non a chiacchiere, non sì, voglio fare la divina volontà, faccio tutto quello che mi pare. Quindi un amore ardente è una ferma, decisa volontà di non fare nient'altro che quello che conosciamo essere la volontà di Dio, giustamente, no? Con la possibilità di errore che è tipica delle creature. Ora, chi conosce l'amore sa che l'amore è ingegnoso, se ne inventa di tutte quanti, di tutti i colori. Noi abbiamo questa maniera meravigliosa di pregare che sono i giri, no? E vedete qui. Nel secondo paragrafetto vediamo come Luisa stava facendo un giro nella passione di Gesù, stava pensando alla coronazione di spine, no? Non stava semplicemente pensandola, stava amandola, la stava pregando la coronazione di spine, no? E lì poi si è ricordata: ah, ma Gesù mi metteva sempre le spine in testa, adesso me le mette più, no? Quindi, e anche le parole che poi dice, dove c'è tutto il cuore di Luisa, no? Bellissime, no? Che fanno proprio comprendere, poi ci passeremo, com'è la preghiera profonda, com'è la preghiera amorevole, com'è la preghiera amorosa, che è quella che Gesù cerca. I maestri di spirito dicono: guarda, se tu prendi un testo di meditazione e alla terza riga, senza che neanche hai finito la lettura, senza che hai neanche fatto le considerazioni, come dire, ti parte il cuore, quindi parte l'amore, lascia perdere tutto, questo lo dissi anche quando facevo le catechesi sulla preghiera, e segui immediatamente quella cosa. Perché tutte le altre nostre considerazioni, cioè le letture, le parole, sono tutte quante occasioni, come dire, è come se fossero gli accendini, no? Hai visto? Un accendino, tu provi e accende,
Prova accendo pure il fuoco, no? Prova accende, non si fa la fiamma, non si fa niente. Appena la fiamma si fa, non serve più che stai a sfregare l'accendino, o un tempo, in tempi preistorici, l'acciarino, insomma, no? La fiamma, se si è alimentata, occupati di quella e cerca di alimentarla sempre di più, perché su questo non ci sono limiti. Non è mai troppo l'amore che noi abbiamo verso Gesù e Maria. Allora, poi Gesù qui lo spiega, no? Dopo aver parlato dell'ingegno. E allora, parla dei tre amori, bellissimo, no? Cominciamo dal più grande, quello che giunge a prendere, a soffrire sopra di sé ciò che dovrebbe soffrire la persona che si ama. L'amore verso Gesù, l'amore verso Maria comporta la letizia di una vita crocifissa, comporta l'offerta gioiosa, ecco, di poter patire, di poter soffrire qualunque cosa pur di sollevare le pene dell'amato. Questo deve essere oggetto del nostro esame di coscienza. Cioè, io lo desidero questo, cioè, tanto anche qui non una chiacchiera, sì, lo desidero, ma appena arriva una piccola sofferenza, cerchiamo tutti quanti l'escamotage per scappare e per uscirne, no? Questa è la forma più estrema. Poi, la seconda, un amore che si duole delle pene della persona amata come se fossero le proprie. Quali sono le pene di Gesù e di Maria, soprattutto? Le pene di Gesù e di Maria, le pene più grosse di Gesù e di Maria, sono le anime che si perdono. Non ci sono pene più grandi di queste. È questa anche una nostra pena? Noi ci addoloriamo di questo e cerchiamo di fare il possibile per concorrere alla salvezza di qualche anima, per riparare, ecco, i dolori di Gesù e di Maria per le anime che si perdono. E poi, che è il primo, è l'amore amante, bellissimo lo chiama Gesù, no? Amore amante, cioè amore che fa percepire il proprio amore ardente alla persona amata. Allora io qui mi devo chiedere, ma Gesù lo sente il mio amore? Gli arriva? Guardate che non è che sono, cioè noi non dobbiamo pensare a Gesù e Maria come degli esseri, come dire, mezzi eterei, spiritualizzati, come dire, compassati, impassibili. Non sono queste le categorie adeguate, no? E c'è amor che annulla amata, ma perdona. Cioè, come devo chiedermi, ma io lo sento, lo avverto l'amore che loro hanno verso di me? E devo chiedermi pure il contrario, ma loro l'avvertono l'amore che io ho verso di loro o no? Se non si attiva questo modulo divino dell'amore, per carità. Se conserviamo i comandamenti e facciamo una vita decentemente cristiana, per carità, la salvezza ci dovremmo arrivare, ma non è certamente una vita divina, né una vita felice, come è nella divina volontà. Allora Gesù dice, attenzione, se tu stai in possesso di questi tre amori, questa è un'altra cosa bellissima, succederà di me come a quel tale che essendo ingiuriato, offeso con un'insorta d'oltraggio a tutti, però ce n'è uno che lo ama, lo capisce, lo compatisce, lo ripaga per tutti. Eccolo, no? Il triplice amore, no? L'amore amante, l'amore che si duole delle pene, quindi l'amore che compatisce, e l'amore che si offre a soffrire per togliere le pene all'amato, quindi non soltanto per compatirle, ma per togliergliele. Ecco, quindi lo ripaga. Noi possiamo dire a Gesù e a Maria, ci sono io qui, ti preoccupare che gli altri ti offendono, ci penso io ad amarti per tutti, a compatirti per tutti o a ripagarti per tutti, senza che ci sia alcuna superbia in questa frase, perché non c'è. Noi chiaramente desideriamo che tutti abbiano queste disposizioni interiori, no? Che piovano cascate d'amore su Gesù e su Maria, no? Non ci sono in queste
dinamiche divine, non c'è spazio né per superbie, né per invidie, né per gelosia, né per niente del genere, no? Ecco, questo è un modulo fondamentalissimo, a mio avviso, proprio un registro di sistema, oserei dire, ecco, insomma, usando una terminologia un po' moderna del regno della divina volontà, proprio un registro di sistema è. Quindi se non si attivano questi codici, questi algoritmi divini, ma non stiamo dentro quel circuito, non stiamo dentro questo mondo, ecco, che ha le sue leggi proprio ben definite. Quella fondamentale è questa. Quindi questo è un movimento, è un mondo intriso di amore. Ecco, poi c'è quest'altra lezione veramente impressionante. Vedete come nel regno della divina volontà, questa è una delle altre caratteristiche proprio, si impara o si reimpara facilmente a ben pregare. La preghiera è amore, ma la preghiera è anche, come spiega nel secondo capitoletto, bellissima intenzione, no? Qui è spettacolare quello che dice Gesù. Anzitutto, ribadiamo, no? La preghiera di Luisa. E anche qui, dobbiamo chiederci, sinceramente, cosa ci frulla per la nostra capocetta dalla mattina alla sera, no? Perché nel regno della divina volontà, certamente, ci sono, come in tutte le vite di tutti quanti i cristiani, degli spazi dedicati alla preghiera, questi dobbiamo assolutamente trovarli, eh? Cioè non possiamo assolutamente immaginarci di poter entrare in questo mondo se non troviamo dei momenti, degli spazi adeguati, senza averci sempre l'orologio in mano, certo questo compatibilmente con gli stati di vita, comunque da dedicarci alla preghiera. Però poi succede quest'altra cosa, che la preghiera diventa come il mare per un pesce, cioè ci si è immersi dentro, quindi anche se io non sto pregando, però voi sapete, il nostro cervello frulla in continuazione, no? Ci passano 100.000 pensieri dentro la testa, no? E purtroppo molti, diversi di essi, continuano ad essere delle mosche che volano, insomma, no? Delle zanzare che disturbano, delle nuvole che cercano di offuscare il sole, però gradualmente è chiaro che si comincia ad avere quella sorta di pensiero, è come lo sfondo di una fotografia, no? Cioè se tu metti a fuoco un particolare, non stai a pensare allo sfondo, però lo sfondo c'è, d'accordo? Ecco, lo sfondo, diciamo così, della nostra esistenza diventano Gesù e Maria. Quindi per il pensiero, quando c'è uno sfondo del genere, se uno trova un attimo di quiete, immediatamente distoglie lo sguardo dal particolare e lo fissa sullo sfondo, e quindi comincia a continuare a girare i misteri della vita di Gesù e di Maria, che sono i giri più belli che si possano fare, perché sono quelli che maggiormente consolano i loro cuori, accrescono il nostro amore, riparano il loro amore ferito, eccetera, no? Che era quello che stava facendo Luisa. E lei, senza saperlo, dice questa cosa, no? Quindi è chiaramente, dice, signore mio, una volta mi mettevi le spine in testa, mo non sono più degna di soffrirle, no? Quindi è bella questa cosa che dice. E Gesù gli dice, guarda, è tanto bella questa cosa che dici, che ricordati, quando veramente ti mettevo le spine in testa, questo è già una cosa impressionante. Quando tu soffri le mie stesse spine, tu mi sollevi, soffrendole tu io mi sento affatto libero da quelle pene, cioè Gesù era liberato dalle pene per alcuni, come dire, per alcuni gesti certamente straordinari fatti da Luisa. Ma quando gli metteva le spine in testa, lui stesso dice: io non le sentivo più quelle sofferenze. Ecco il prendersi su di sé le pene della persona amata, quindi questa logica di amore. Però, il che fa capire, stavolta non te l'ho messa in testa perché volevo darti un'altra cosa. Mi serviva una grande riparazione per i peccati di superbia. E gli dice, quando ti umili e ti credi indegna di soffrirle, allora mi ripari i peccati di superbia che si commettono nel mondo. Bellissimo, no? Questo è quanto importante quando ci umiliamo davanti a Gesù e a Maria, ci riteniamo degni di
di meno che nulla, perché questa è la verità. Degni siamo di meno che nulla. E qui si vede il cuore di questa piccola grande anima. È bellissimo vedere queste cose, no? Quindi vedere degli squarci di cuore delle anime che hanno veramente amato Gesù, no? Che ci fanno tutti quanti un po' vergognare, perché tutti vorremmo, spero, avere queste disposizioni, essere capaci di pregare in questo modo, no? Lui si dice: Signore, quante gocce di sangue e di lacrime versaste, quante spine soffriste, quante ferite sosteneste, tanta gloria intendo darvi, per quanta gloria, vedete il giro, qui sta già facendo un giro completo nel divin volere, no? Per quanta gloria dovrebbero darvi tutte le creature se non ci fosse il peccato di superbia. E tante grazie intendo chiedervi per tutte le creature che per fare che questo peccato si distruggesse. Questo è esattamente il termine di ogni giro, sia agire nel fiat creante, perché io metto il mio ti amo nel canto dell'uccellino, ce lo metto come ringraziamento mio personale, ce lo metto come ricambio d'amore di questa creatura irragionevole, e ci metto però anche il ti amo per tutti gli uomini che non ti hanno mai detto grazie per questo ti amo, intendendo con questo in chiamare il regno della divina volontà su ciascuno di loro. È la stessa identica cosa che ha fatto qui Luisa, no? Quindi intendendo con questi gesti, con questo, per queste cose che tu facesti, quindi attraverso il sangue, le lacrime, le ferite, le faccio mie, intendo darvi tanta gloria, per quanta gloria dovrebbero darvi tutte le creature come se non esistesse il peccato di superbia. Ecco quindi la riparazione. E chiedervi tante grazie per queste creature, perché questo peccato si distrugga, si annienti. L'aspetto, diciamo, dell'impetrazione, no? Che sono i termini dei giri che, quando sono fatti nella divina volontà, tra l'altro, danno veramente a Dio una gloria universale e infinita, come se realmente tutte le creature fossero umili, non avessero peccato di superbia e non avessero offeso. Gesù gli fa vedere, sempre attraverso un'immagine, l'effetto che produce questa preghiera. E poi gli fa anche notare, questo vale anche per noi, no? Ti sembra che hai fatto una cosa piccola? Ti sembra che è un, come dire, una pia preghiera di una donnina devota, è questa qui? Che un po' sdolcinatamente, insomma, fa, come dire, l'operazione di compassione alla passione di Gesù. Magari qualcuno guarderebbe queste cose con occhio un po' sarcastico, ironico, compassionevole, dire: ma poveretta, no? Niente di tutto questo. Pare una cosa da nulla, eppure non è così. Quanto bene si potrebbe fare con il replicare questa intenzione, e non si fa, dice Gesù. Che prima le mostra l'effetto di questo modo di pregare. Ecco perché è così importante. Vede Gesù che comprende in sé tutto il mondo, come una macchina contiene in sé tutti gli oggetti. E tutte le creature si sono mosse in lui, si è smosso qualcosa, quindi questa è una preghiera che ha prodotto degli effetti reali. E Gesù si muoveva verso di loro. E pareva che Gesù avesse la gloria della mia intenzione e le creature fossero ritornate da lui per poter ricevere il bene da me impetrato per loro. Cioè, non ci sono parole per commentare queste espressioni. Tanto è vero che Luisa stessa dice: io sono restata stupefatta. E Gesù riprende: attenzione, bada che questa non è una cosa da nulla, ma magari in molti imparassero a pregare così, perché immenso bene si farebbe, e non si fa. Questo basti per farci comprendere quanto è importante imparare a pregare in questo modo, nella divina volontà. Quindi è chiaro che questo secondo paragrafetto è un'attuazione del primo, perché questa, come dire, uscita a Luisa, no, adesso noi stiamo seguendo le meditazioni, insomma,
capitolo per capitolo, no? Quindi non è che Gesù gli aveva ancora spiegato niente sui giri, questa è una cosa che noi vediamo, anche il girare è iniziato in automatico in Luisa, cioè non c'è stata la catechesi che gli ha detto guarda che il giro in Fiat Creante si fa così, così e così, ha cominciato a farle, mossa da cosa? Mossa certamente dallo Spirito Santo, ma che trovava nel suo cuore amantissimo, innamorato, un terreno fecondissimo, per cui non ci voleva niente a suscitare una preghiera di questo genere, no? E questo torni a conclusione della meditazione a farci di nuovo riflettere e meditare sull'importanza dell'amore a Gesù. O Santa Vergine Divina Maria, noi ti ringraziamo per questa scuola davvero divina che Gesù si degna di farci, di cui tu sei autorevolissima maestra insieme con lui in una stessa cattedra. Tu hai vissuto perfettamente queste cose. Nessuno ha amato Gesù tanto quanto l'hai amato tu e nessuna mente né umana né angelica può penetrare, io credo, nei vostri incandescenti, ecco, vortici di amore. Ecco. Tu e lui possiamo contemplare, lontanamente immaginare, insomma, tante cose, ma rimanendo certamente molto al di qua. Prendici per mano, tu che conosci bene i circuiti dell'amore vero, per sintonizzare il nostro cuore su queste frequenze, di un amore conosciuto e accolto, di un amore completamente ricambiato, di un'intenzione fissa in voi e capace di esprimersi attraverso l'ingegno, ecco, sempre nuovo dell'amore, in atti sempre nuovi e potentemente efficaci presso il cuore di Gesù e presso il tuo, come abbiamo visto essere questi di Luisa. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.